obiettivo per chi ancora non fa il trading come attività, che sia primaria, secondaria o terziaria, no? Uno degli obiettivi è anche quello, cioè mi avvicino anche all'obiettivo di far sì che il trading diventa un'attività nella mia vita, o lo sto sempre facendo così? Perché io a volte parlo di obiettivo da un punto di vista già un po' più imprenditoriale, però magari molti di voi hanno ancora l'obiettivo di diventarlo trader. Però noi dobbiamo farlo coi fatti per diventare un qualcosa, oltre ad avere la visione, perché è necessaria, no? Lo diciamo anche con Antonio, la visione è necessaria, ma poi con i fatti dobbiamo far sì che questa visione diventi realtà, no? I fatti sono l'obiettivo che ho è quello di diventare, per esempio, che trading diventi un'attività, che ripeto, poi ci vuole, il fatto di far solo quello come attività dipende da tante cose, no? Dipende dal carattere di una persona, dal fatto, ci può essere una persona che ha una sua attività che gli piace fare, che no, sta bene e quindi perché deve lasciarla? Però il trading lo fa comunque come attività perché è un attivo, no? Perché lo fa come dire, costantemente gli porta un attivo, diventa sempre un'attività imprenditoriale. Ma farlo come attività non tutti hanno, no, l'obiettivo, cioè tutti dicono: ah, vorrei diventare un trader, ma resta il sogno ed è lì il problema. Quindi cerchiamo di attivarci anche su questo. Quindi mi avvicina questo trade se io ce lo faccio a, o è solo perché voglio fare il trade, voglio avere ragione, no? È una questione più di Diego, o anche solamente perché devo tradare, no? Perché se no non sono un trader se non trado. No, trader trada quando c'è da tradare. Nel nostro approccio si trada anche abbastanza frequentemente durante il mese. Se voi pensate che una media di 7-8 trade al mese non è che sia poco, è ovvio che se la confrontiamo a chi ne fa 70 alla settimana, stiamo parlando di altro. Ma noi, come abbiamo già visto, anche a livello matematico, 7 trade al mese, che sono 80 trade all'anno, 90 trade all'anno, ci fanno pagare un X di commissione che nel nostro importo che abbiamo per fare trading è neanche un 1%, no? A quelli là il 20%, avete visto quando abbiamo fatto il calcolino? Quindi poi dobbiamo vedere anche lì chi è che. Quindi cerchiamo sempre di fare il nostro trading cercando di avere l'obiettivo in testa, che è l'obiettivo di, per chi il trading non è ancora un'attività, per farlo diventare un'attività, quindi fare con la qualità, ma anche per chi invece è diventata già un'attività e qualcuno di voi qui già lo fa come attività, avere chiaro, ma l'obiettivo mensile, quindi l'obiettivo di breve, l'obiettivo di lungo, l'obiettivo annuale, ma anche l'obiettivo magari di lungo termine. Non so, io comunque ho questi obiettivi perché da qui a 5 anni quel conto di trading o quella struttura che ho creato voglio che diventi da così, così, e quindi magari su parto, non so, da 10.000 euro, facciamo un esempio che è un minimo conto che abbiamo detto essere un po' il minimo quando si inizia a fare un po' più professionalmente. Non è il conto che ti fa fare vivere di trading, no, ma quello che ti fa fare qualche soldino in più. Allora da lì però dico, bene, sono obiettivo, 1 anno, 2 anni, 3, da qui a 5 anni, un po' perché sono io capace di guadagnare dal trading, un po' perché magari annualmente, trimestralmente in quel conto ci aggiungo qualcosa perché magari dal mio lavoro principale riesco a tirar fuori qualcosina e magari di questo qualcosina un 10% all'anno lo posso inserire lì. Allora nel giro di 3-5 anni quel conto che era di 10 magari diventa di 50, per esempio, no? E allora già diventa diverso, addirittura può diventare anche maggiore in realtà, no? Col tempo. E quindi un po' alla volta vedete che ho costruito competenza, esperienza, capacità di gestione, poi magari noi vi mettiamo anche tutti gli strumenti che vi diciamo sempre, no? Quindi tutti i corsi che facciamo, la price action con Antonio, tutte le cose che vi diamo, quindi uno più uno più uno, se uno si costruisce, non è che ci vogliono 50 anni per avere un conto un po', no, forte, per far trading e avere la capacità di farlo seriamente con quei soldi, perché se ci mettiamo, no, a farlo dopo un giorno che facciamo trading con quei soldi, sappiamo come va a finire. E quindi costruiamo 5 anni, possiamo darci 5 anni, non sono tanti 5 anni, si parla che dal 2023 al 2018, sembra ieri. Oh, c'è anche Anto, è arrivato. Quindi Se parli di stipendi, che ti devo dire? no, perché per il sistema è importante, noi guardiamo i grafici, no, Anto, alla mattina, perché poi ci piace, è una passione, ma lo facciamo poi non perché, no, è bello dire, ah, no, guarda l'euro dollaro, Anto, che bello che è, no, o quello che è, ma perché comunque abbiamo
un interesse anche di attività di farlo. E quindi per noi che facciamo qua formazione, no? Noi comunque cerchiamo di trasmettere, noi lo diciamo sempre, ma una volta in più non fa male, per chi è qui dobbiamo comunque far capire che no, il vivere, diventerò mai un trader, tutto questo, sì, possiamo diventare, ma se continuiamo a dircelo, ma poi le azioni che facciamo non sono in linea, è ovvio che noi resterà sempre un sogno. Dreams without goals are just dreams. Eh sì. E quindi, cioè, i sogni senza obiettivi restano sogni, restano solamente sogni. E alla fine, come giustamente dice Denzel nel video, alla fine alimentano solamente la delusione. Perché se tu non trasformi il sogno in obiettivo, significa che tu alla fine, dopo un po' che diventi un disilluso, no? Ti rendi conto che resterà a vita un sogno e quindi rimani deluso. Il discorso è l'altro. Quello che dicevi tu è perfettamente, cioè io so, beh, chiaro che sono d'accordo con te, ma perché siamo allineati nella visione. E il fatto è che uno dovrebbe partire con una considerazione. Cioè la considerazione è che, come in ogni attività, uno deve capire che ci vorrà un tempo per imparare e un tempo per guadagnare. Non ci vuole direttamente, non è il trading come tutte le altre attività del mondo. E devo dire che il trading, secondo me, è quella più difficile, cioè dove paradossalmente il tempo ci vuole ancora un po' di più rispetto agli altri, perché ci sono dinamiche psicologiche pesantissime, emotive pesantissime. Ne abbiamo parlato lo scorso weekend, Ardu. Cioè, che noi di cui non, ovviamente non siamo consapevoli. E questo, siccome noi, chi si avvia non lo considera, è il suo più grande ostacolo. Ed è un ostacolo totalmente inconsapevole. Quindi, qual è il trucco per riuscire? Qua qualcuno, qualche settimana fa, avevamo parlato del fatto di vivere di trading e tutto questo. Vivere di trading può essere un sogno, ma se noi siamo bravi lo possiamo trasformare in un obiettivo. Chiaramente bisogna valutare tutta una serie di aspetti. Quindi, cioè, intanto acquisire le competenze. Come dicevi tu, costruire pian piano, mentre costruiamo le competenze, quindi dopo che uno ha fatto più che altro una fase di studio senza spendere soldi e buttare soldi nei mercati, ma investendo per esempio soldi su se stesso, dopo quella fase viene la fase dove uno inizia a testarsi sul campo, quindi con un conto, come dicevi tu, un conto non da 500.000 euro, ma nemmeno da 1 milione di euro, ci vuole un conto 10.000 euro e più, cioè per iniziare a testarsi è più che sufficiente. Rischiando veramente poco, perché bisogna anche capire qual è la nostra capacità di gestione del rischio. Da questo, man mano, costruire un po' il capitale. Poi se si ha la possibilità di incrementarlo, lo si incrementa. Altrimenti significa che semplicemente sposti l'obiettivo un po' più là nel tempo. Nessuno ti obbliga che devi vivere di trading dopo 3 mesi o dopo 3 anni. Puoi anche vivere di trading dopo 5-6 anni. Nel frattempo vivi la vita che vivevi fino a ieri, no? Per altri 5 anni, ma nel frattempo c'è un obiettivo. Ma in questi 5 anni ti devi focalizzare sull'obiettivo se lo vuoi raggiungere. Perché alla fine ce la fanno chi si impegna. In ogni attività, se uno, si dice, chi la dura la vince, no? In ogni attività, se uno si impegna e si focalizza agli strumenti adatti, e noi cerchiamo di fare il massimo, li mettiamo a disposizione di tutti, no Ardu? Lo diciamo a tutti, però voi dovete considerare che noi lo diciamo a tutti, ma nell'evento di questo fine settimana non eravamo 20 persone, eravamo una ventina di persone in aula, che è già un grandissimo risultato, però sono 20 persone che hanno scelto la strada, a mio avviso, non perché noi li facciamo i corsi, ma per quello che abbiamo visto dei risultati, sono persone
che hanno scelto di farlo seriamente, in maniera professionale, l'attività del trader. E quindi professionalmente uno all'inizio si deve formare. Come fa a essere uno avvocato professionale se non ha mai aperto, non che non si è laureato, ma se non ha mai aperto un libro di legge, no? Di diritto? Come fa uno a essere un avvocato che ha la professionalità come elemento? Non esiste. Chi di noi, chi è il pazzo di noi che si affida a uno che non ha mai aperto un libro di diritto e lo nomina avvocato per farsi difendere in una causa? Diciamo che nel caso si potesse fare, non si può nemmeno fare, né di figure. Però se si potesse fare, perché come trader uno affida i soldi suoi a se stesso, trader inconsapevole, e non si rende nemmeno conto. Stiamo iniziando a vedere, io e Ardu, i frutti del lavoro suo da tanti anni, ma del lavoro di team che abbiamo messo su da qualche anno fino a questo momento. E quindi è quello è questa la strada, ragazzi. Quindi lasciamo stare i sogni, le pubblicità, seguimi e diventerai famoso, ricco. Ragazzi, lasciamo stare. E il trading, come tutte le altre attività umane, prevede una fase di apprendimento, una fase di pratica sul campo, e poi, se sei bravo e ti sei focalizzato e lavorato, tra l'altro in questa fase di apprendimento non c'è l'apprendimento tecnico, cioè che uno guarda i grafici, no? O si guarda il video sulle correlazioni che Simone prima, no? Giustamente chiedeva. Cioè non è che se uno ho fatto il video sulle correlazioni e ho sbloccato la mia vita, ho imparato a memoria le regole dell'FTV e ho cambiato la mia vita. Ragazzi, noi non prendiamo in giro nessuno. L'FTV è una strategia. La vita te la cambi tu se ti inizi a focalizzare sulle cose importanti. L'FTV nasce come un metodo per entrare al mercato. Poi c'è la gestione che dipende da te.